certo che a Taranto, presso l'amministrazione comunale di Taranto e presso il management di Chima Mobilità Amat, abbiamo proprio dei geni incompresi, viste le tante cazzate puttanate che vengono fatte. Una di queste puttanate, perché puttanata, stronzata va definita, è aver spostato il terminal bus da Auchan al Parco Cimino. E quindi abbiamo qui il terminal bus Cimino. Cosa succede? Che molte persone, se devono andare all'Auchan, o devono aspettare la navetta per andare all'Auchan, oppure più rapidamente, più praticamente, cosa fanno? Attraversano la strada. Ma stiamo parlando qui di una zona pericolosissima, ad alto scorrimento, in cui non ci sono strisce pedonali, e qui soprattutto ad attraversare sono i ragazzi, che giustamente il ragazzo, purtroppo lo studente è avvezzo, diciamo così, è un po' più scapestrato, tra virgolette, rischia, scappa, attraversa e magari rischia di essere travolto. Perché chiaramente stiamo parlando di una strada, lo ripeto, ad alto scorrimento, dove non c'è neanche il tratto per l'attraversamento pedonale. Ma caro sindaco Melucci, caro comandante dei vigili urbani, caro assessore alla polizia locale Cosimo Ciraci, caro assessore alla mobilità sostenibile Mattia Giorno, cara presidente dell'Amat Gira, caro direttore Piazza dell'Amat, signori, cosa aspettate? Cosa aspettiamo? Che ci scappi il morto? Qua qualche ragazzino viene messo sotto e per questa stronzata di aver messo il terminal bus qui succedono queste cose. Ma per quale motivo? Non stava già bene, non stava bene lì, grazie di Dio, il terminal bus all'Auchan? E poi a questo punto, al limite, mettiamo qui dei rallentatori, mettiamo delle strisce pedonali. Ma guardate un po', guardate questi ragazzi, queste persone che attraversano la strada. Ora attraversate? Sì, proviamo. Proviamo. Aspetta, fermi. Bene, ragazzi, buona fortuna, buon attraversamento. Speriamo bene, che ci va bene. Guardate. Mattia Giorno, Giorgia Gira, ma che cazzo avete fatto? Ma che cazzo avete combinato? Questi rischiano di essere travolti, vi sto facendo un esempio. Ma voglio rappresentarvi meglio la situazione facendovi sentire quello che dicono alcuni ragazzi, proprio quei ragazzi che attraversano la strada. Ragazzi, allora intanto buona giornata. Ma qua si rischia davvero di essere investiti? Sì, si rischia, perché alla fine non è una cosa normale attraversare qua, è una statale alla fine. Non c'è neanche delle strisce per attraversare, poi qua scappano, non se ne fregano niente delle persone. Aspettano che ci scappi l'incidente? Sì, quello aspettano, che ci scappi il morto. Purtroppo è messo così. Alla fine potevano fare come hanno fatto all'inizio. Perché prima stava la fermata giù all'Auchan. Ma perché hanno tolto la fermata per non far passare il pullman? Qua si scappa il morto, ci scappa il morto qua, se uno attraversa. La parte più pericolosa di solito è di sera, perché non si vede nulla e ci potrebbe veramente scappare il morto. Grazie. Perché poi scappano. Di una cosa sono convinto: voi interverrete quando qualcuno verrà sbalzato in aria. E questa è la tristezza, e questa è l'amarezza, e questo è anche il significato della vostra incapacità. Stava tanto bene lì, in grazia di Dio, il terminal bus all'Auchan. E ne potete pretendere, chiaramente, che una persona debba stare qui un quarto d'ora ad aspettare la navetta. Uno dice, io arrivo qui, io attraverso. Ma dove cazzo ci avete messo? Dove cazzo devo attraversare? Devo essere investito, devo essere sbalzato in aria. Ma aveva proprio ragione Checco Zalone. Ma questi sono del mestiere?